Scusatemi, parto così. Vi chiedo subito scusa. La prima cosa che farò in questo video è questa. Perdonatemi. Perdonatemi se sembrerò troppo gasato in questo contenuto. Non posso farci niente, non posso nascondervelo. Lo sono. Lo sono assolutamente. Perché ieri sera, quando ho iniziato a vedere sui social postati dalla Juventus tanti contenuti in cui veniva ripreso Thiago Motta che atterrava con l'aereo, Thiago Motta che scendeva dall'aereo, Thiago Motta che usciva dall'aeroporto, Thiago Motta che saliva sulla macchina, Thiago Motta che arrivava alla Continassa, Thiago Motta sorridente, Thiago Motta tutto bello contento, mi sono gasato ragazzi, che cosa mi posso dire, non posso mica farci altro. Se lui è contento io forse lo sono di più perché respiro un'aria completamente diversa da quella degli ultimi 3 anni, un'aria nuova, un'aria pulita, un'aria di aspettative alte, non solo per le vittorie, non solo per quelle, perché è ovvio che poi l'obiettivo della Juve deve essere quello, la finalità deve essere quello, bisogna arrivare a vincere, però ricordate com'era bello vincere convincendo, cioè questo deve essere l'obiettivo della Juve. Quindi lo so, il rischio di scottarsi, di trovarci qua a guardare questo video fra 2 anni, 3 anni, 4 anni, magari dopo qualcosa che non è andato bene, è alto, ma non mi interessa. Sinceramente non mi interessa. Perché io vivo il calcio, amo il calcio per queste cose qui, Cioè la mia passione per il calcio e il mio amore per la Juve è dettato da queste cose qui. Dalle illusioni, dalle aspettative, dal voler cercare di fare qualcosa in più. Dal voler cercare di arrivare a vivere delle emozioni ancora più grandi. E quindi sì, scusatemi, oggi sarà un video in cui provo anche a caricare voi, a passarvi questa roba, ma non voglio influenzarvi, voglio sapere se anche voi quando ieri sera avete visto queste foto, questi video, e anche stamattina quando Thiago è arrivato alla Continassa per fare le visite mediche, è andato dai tifosi, ha fatto le foto, ha fatto gli autografi, ha fatto i video con la tuta della Juventus addosso, se anche voi non vi siete sentiti così gasati, perché io sinceramente ho proprio avvertito l'inedito, ho avvertito la novità. È una sensazione troppo particolare, troppo strana per essere raccontata. Poi ho visto dal video di Giovanni Albanese che è partito un coro, cioè chi non salta interista è, e Thiago Motta non ha saltato, quindi vi chiedo subito di non partire a mille con le polemiche. Io credo che sia anche giusto così e vi spiego il perché. È ovvio che mi sarei gasato tantissimo, non ve lo nascondo, cioè bisogna essere onesti, lucidi. Okay. Mi sarei gasato tantissimo nel vederlo saltare, però io non voglio che Thiago Motta mi compri con questa roba qui, cioè non prendi Thiago Motta perché è un ex Inter e vuoi fare il dispetto all'Inter, lo prendi perché ha delle caratteristiche, delle capacità, delle qualità che abbiamo visto in questi anni, lo prendi per quello che sa fare, io voglio che mi conquisti con quello che sa fare, con il campo, non con le cose intorno. Vi faccio un esempio: quando Cuadrado ha saltato al coro chi non salta bianco nero è, che mi ha dato super fastidio dopo 8 anni che ha vestito la nostra maglia, quella roba lì l'ha fatta per conquistare quella parte di tifoseria dell'Inter che magari era ancora un po' più scettica o che vuole queste cose qui per identificare il giocatore. Però Cuadrado non è rimasto indimenticabile nella storia dell'Inter e non lo resterà, anzi sarà indelebile nella storia dell'Inter per tante volte che ha fatto un danno all'Inter vestendo la maglia della Juve. Non rimarrà immortale per essere stato un giocatore dell'Inter, assolutamente no. Però ha saltato, ha fatto i 15 minuti di celebrità di Andy Warhol, ok? Però non, quella cosa lì non è cambiata. Quindi io voglio che Thiago Motta diventi indelebile, non perché mi fa il saltellino a chi non salta interista è, che mi gaserebbe, perché mi gaserebbe. Io voglio che Thiago Motta diventi indelebile perché riporta la Juventus a fare questo, questo e quell'altro. Chiaro il mio concetto, la mia opinione, voglio sapere anche la vostra qui sotto. E poi oggi ragazzi è il 10 di luglio, quindi inizia il ritiro o comunque questo pre-ritiro, dato che poi
La Juventus andrà a lavorare in Germania, quindi oggi inizia appunto ad arrivare un gran numero di giocatori, quelli non impegnati con le nazionali. Poi cerchiamo anche di fare il punto della situazione, cerchiamo di capire chi ci sarà già oggi a lavorare alla Continassa e quelli che sono attesi invece nelle prossime ore, perché poi il 20 di luglio, quindi tra 12 giorni, si parte, si va in Germania nel centro sportivo, nel quartier generale dell'Adidas, dove il 26 di luglio, quindi 6 giorni dopo, andrà in scena Norimberga Juventus, la prima amichevole di questo ciclo estivo, la prima volta che Thiago Motta sarà effettivamente allenatore della Juventus. Ora, 26 luglio è ironico per due motivi. Uno, perché è il giorno dopo il mio compleanno e quindi come regalo la Juventus mi regala la prima di Thiago Motta e ce la guarderemo insieme ovviamente in live. In seconda battuta, perché il 26 luglio non è una data come le altre per la Juventus, è una data un po' particolare. Che cos'è successo il 26 luglio del 2020, se non vado errato, quindi 4 anni fa, la Juventus vinceva il suo ultimo scudetto. Lo scudetto di Maurizio Sarri, lo scudetto del Covid, lo scudetto estivo. Quindi iniziare ufficialmente la nuova stagione nel giorno in cui si è vinto l'ultimo scudetto, tra l'altro in luglio, quindi è anche abbastanza inusuale, è un bel segnale e io cerco di aggrapparmi anche un pochettino a queste cose un po' mistiche per aumentare il mio grado di gaso, per aumentare il gasometro che ho aperto per questo video. Poi si torna in Italia, il 3 di agosto ci sarà un'altra amichevole contro il Brest, si giocherà a Pescara questa volta. Poi il 6 di agosto ci sarà quello che era diventato, anzi quello che è diventato il nuovo Villarperosa, dato che anche l'anno scorso Villarperosa non è stata utilizzata come sede dell'amichevole tra la Juventus e i settori giovanili. Ci sarà un allenamento a porte aperte con una selezione di giocatori della Next Gen e quelli dell'Under 19 bianconera, quindi all'Allianz Stadium potrete andare ad assistere, potremo, magari avrò voglia di andarci anch'io, potremo assistere a questa cosa qua. E poi l'11 d'agosto abbiamo l'ultima amichevole, un'amichevole contro l'Atletico Madrid, si giocherà in Svezia, ormai è diventata anche una sorta di tradizione anche contro l'Atletico Madrid d'estate, ricordo veramente un botto di amichevoli contro gli spagnoli, ce n'è stata una che prima si doveva giocare in Spagna, poi è stata spostata, poi in realtà hanno giocato a Torino, l'hanno giocata alla Continassa, quindi neanche allo stadium, ce n'è stata un'altra proprio l'anno di Sarri dove la Juventus era andata a giocare lì, quindi le prime partite di Danilo, di Rabiot, eccetera eccetera. Quindi questi sono un po' gli appuntamenti estivi tra tradizioni, quindi Atletico Madrid e sfida ai ragazzi dei settori giovanili della Juventus. La Juve si avvicina e si prepara per quella che sarà l'esordio in Serie A di Thiago Motta sulla panchina della Juventus e quindi Juventus Como. E poi attenzione, perché dobbiamo parlare un po' di quelli che ad oggi sono in ritiro. Io non so se ho fatto bene i conti, però ho cercato di togliere quelli che erano impegnati con le nazionali e mettere soltanto quelli che erano disponibili, quindi mi sono venuti fuori Rugani, De Sciglio, Locatelli, Di Gregorio, Huijsen, Milik, Miretti, Perin, Pinsoglio, Thiago Jalot, Nico Russi e Sulé. Se ho fatto bene i conti dovrebbero essere questi giocatori già disponibili per Thiago Motta, insieme magari a qualche ragazzo appunto della Next Gen, dell'Under 19, ma tutti gli anni quando si parte con il ritiro estivo la squadra è a ranghi non ridotti ma ridottissimi, a maggior ragione se ci sono delle competizioni come gli europei e la Coppa America. Poi Szczęsny, i nazionali italiani, Vlahovic, Kostic, sono tutti giocatori che sono stati eliminati abbastanza in fretta, abbastanza presto, e quindi potrebbero arrivare a breve. Milik, tra l'altro, dato che parlavamo anche di Polonia, avrà questo controllino al ginocchio, dato che si è fatto male prima dell'Europeo, non ha potuto partecipare. E poi pian piano arriveranno quelli che sono andati fuori alle fasi successive, come Yıldız o i nazionali brasiliani che sono stati eliminati poche ore fa dalla Coppa America, ma di questo abbiamo già parlato. Ovviamente, considerando il fatto che nelle prossime ore dovrebbero esserci le visite mediche di Kefren Turam con la Juve, non andrà a fare l'Olimpiade, quindi anche lui sarà aggregato al ritiro. E poi ovviamente ci sono dei giocatori in uscita, per dire, non ho citato Ken perché sta svolgendo proprio in questo momento le visite mediche con la Fiorentina e diventerà un nuovo calciatore viola. Quindi la Juventus, sì, oggi 10 luglio, data iconica, emblematica, Thiago Motta, bellissimo, gasatissimi, però dall'altra parte c'è giunto lì che lavora per cercare di snellire questa rosa, per cercare di capire quali giocatori poi andranno a giocare in Germania. Perché faccio un esempio, Szczęsny, tra l'altro è diventato papà pochi giorni fa, tanti auguri, è sul mercato, lo sappiamo, è una situazione che la Juve deve cercare di risolvere in questo momento. Andrà comunque in Germania?
lo stesso Chiesa, che è un giocatore sul mercato. Sappiamo che ci sono questi discorsi, queste valutazioni tra la Juventus, la Roma, la Juventus e club esteri, andrà in Germania. Bisogna capire anche queste cose qui, dato che sì, il 20 luglio è fra 12 giorni, abbiamo visto quanto volano i giorni, a maggior ragione quando ci sono tante tante cose da fare. Quindi in questa ora la Continassa sta iniziando il nuovo ciclo della Juventus, alcuni giocatori sono destinati a partire, altri ad arrivare, tutti sotto la guida di Thiago Motta. Fatemi sapere quanto siete gasati qui sotto nei commenti. Ciao!